Allora, buon pomeriggio da Radiofonica, siamo qui oggi con Emanuele Puccetti, a.k.a. Puccets, e Costantino Scarpusis. E in arte fate parte di un progetto chiamato appunto Legato, esatto, di cosa si occupa? Allora, l'idea iniziale di questo progetto era creare un incontro fra artisti di tutti i tipi, dove ognuno possa esprimere chi è veramente al pubblico. E tutto questo vorremmo ricollegarlo con un'etichetta discografica con cui noi potremmo creare musica che deriva direttamente da quello che facciamo noi. Ok, ho sentito molte, il file delle tue produzioni e ti volevo chiedere un po' com'è nata la scelta di remixare anche questi brani, visto quello di Dua Lipa, tutto quanto, cioè un percorso preciso che avevi in mente oppure proprio ti sei voluto divertire? Io in realtà ho preso il vocal di Dua Lipa, l'ho appiccicato sulle drums e mi sono divertito, è quello che è stato. Poi in realtà, cioè, io non faccio soprattutto remix, EDM, queste cose qua, cioè, ogni tanto mi diverto a fare un genere completamente diverso e lo faccio. Io normalmente ho una base soprattutto molto incentrata sull'armonia jazz e tutto quello che si lega intorno a questo, però spesso preferisco provare con nuovi suoni, con suoni di synth, suoni elettronici, suoni che portano alla musica d'oggi. E l'ispirazione, hai qualche artista che diciamo ti ha ispirato nel corso della tua vita oppure ti ascolti veramente di tutto? Allora, io mi ascolto di tutto in generale, però normalmente chi ascolta tutto non ascolta niente. Però io soprattutto adesso ultimamente sto seguendo un artista che si chiama Yusuf Dadias, che è un batterista jazz, neo soul, R&B. E da lui, cioè per me lui è uno di quei apici a cui vorrei arrivare, ecco. E perché c'è un mix fra la musica moderna, la musica più vecchia del blues iniziale con il jazz iniziale, e è un incontro di suoni che è qualcosa di incredibile, e questo è quello che provo a riportare nelle mie produzioni. Ok, tu sei l'artista, invece tu sei diciamo un po' l'Andrew Oldham dei Rolling Stones, diciamo quello diciamo che gestisce. Di cosa ti occupi te invece? Io mi occupo principalmente di tanto tenere loro uniti e farci sembrare perlomeno persone con passioni, perché è quello che veramente siamo. E poi mi occupo in generale di eventi, cercare artisti, poi che porto ovviamente da lui che ne sa più di me, insomma. Quindi sei produttore, manager, sei tutto fare? No, tutto fare è una parolona, ma ci provo. Però le responsabilità delle prendi tu, sulle Le prendo io. Tu invece con la musica sempre, cioè sei, te l'ascolti a un genere? Io sono un amante della musica perché penso che la musica dia vita. E in generale mi ascolto tutto, passo da periodi con la rap, la trap italiana, periodi con Michael Jackson, con i Kiss addirittura. Io sono un amante della musica, non ho un genere preciso. Siete, siamo ragazzi giovani, volevo chiedere appunto all'inizio di un progetto del genere, vi sentite presenti in una realtà che vi dia diciamo accessibilità e possibilità per fare quello che volete fare oppure no? Allora, al giorno d'oggi a Perugia in generale, nella nostra città, questo ecosistema di persone giovani, soprattutto, ma giovani parlo della nostra età, cioè dai 13 ai 30 anni, ecco, questa fascia di età proprio non è molto accentuata nella nostra scena perugina, ecco. E proprio per questo noi vogliamo creare quello che vogliamo creare, cioè un posto dove tutti gli artisti si possono ritrovare. Quindi un posto dove la musica può essere incisa e la musica dove può avere un valore anche a Perugia. Io penso la stessa cosa di Emanuele, ma anche perché abbiamo le stesse idee. E quindi penso che a Perugia in questo momento ci sono tanti ragazzi che vogliono spingere e non hanno l'opportunità, o perché non esiste una cosa del genere, o perché non hanno i soldi. In generale noi vogliamo far uscire quella passione che c'è dentro, insomma. Ok, allora ragazzi, io faccio l'ultima domanda, ormai la voglio far diventare un must quando faccio io un'intervista, ovvero in un'isola deserta vi potete portare solo 3 canzoni. Quali sono? Allora, ascoltare per tutta la vita. It's My Line di Logic. Riders in the Storm di... Bella, The Doors. The Doors. E la terza è tosta. La terza forse piano... no. Family Ties di Kendrick. Ok. Io penso, come prima,
I Was Made for Loving You Babe dei Beatles, perché è una canzone che ascolterei all'infinito. Poi vi porterei, ce ne sono talmente tante che... Puoi anche dirmi un artista in generale. Ma... Kendrick Lamar. Ok. Kendrick Lamar, che per me è un genio. Infine penso Drake con qualsiasi canzone. Ok ragazzi, vi ringrazio, vi faccio un in bocca al lupo per il futuro e per il vostro progetto, e da Radiofonica è tutto.